la mediazione interculturale. Telemia è un'associazione che ormai è diventata proprio un modello. La mediazione interculturale nelle scuole a Ravenna si parla del modello proprio di mediazione interculturale nelle scuole di Ravenna e in collaborazione anche con l'Università di Venezia. Ce lo puoi dire in due parole perché il tuo tempo l'ha preso lui. Io non volevo parlare di questo, ma comunque, buonasera, perché ci occupiamo della mediazione? Io penso che ci occupiamo del mosaico, ci siamo sempre occupati dei mosaici, e Taha lo sa bene, per questo è come l'ha detto, come provocazione, e in realtà il nostro mestiere è il mosaico, costruiamo paesaggi dei ricordi, costruiamo il nostro mondo, costruiamo anche il mondo degli altri, con l'immaginazione, costruiamo le storie di vita, aiutiamo con i percorsi o così speriamo di diventare le persone più autonome. Il nostro intento come mediatori, è proprio l'obiettivo della mediazione, è quello di non diventare indispensabile e di non far diventare le persone dipendenti. Come una forma di dipendenza da una persona, da un oggetto, da un'istituzione, proprio aiutarle a camminare con le loro gambe. Sì, lavoriamo nelle scuole, siamo un'associazione di insegnanti madrelingua e il nostro intento è quello di scambiare, di formare una cultura, non lo so se è intercultura, ma proprio una cultura, una nostra cultura, una cultura di oggi, di tutti i bambini che ci raccontano, di tutto quello che noi sappiamo, di tutto quello che noi ci portiamo dentro e di costruire la cultura di oggi. Poi se è multi, inter, chiamatela come volete. L'altro giorno, mentre facevo una presentazione ai bambini della classe prima, le avevo fatto vedere una foto mia da in bianco e nero, che avevo 5 anni, e un'altra foto che avevo più di 20 anni, 20 anni ed era a colori. E una bambina mi dice: è molto più bella quella a colori, ti pare? Io dico sì. Beh, vedete, è proprio così. È molto triste vedere sempre lo stesso posto, sempre le stesse persone, conoscere soltanto una lingua e non essere interessato all'altro. È molto più bello vedere la vita in colori. Vedete, se noi facciamo delle esperienze insieme, se noi ci siamo interessati, no, al compagno, perché ha male, perché oggi non sta bene. E perché porta lo zaino così e non cosà, come tutti gli altri lo portano? E perché la mattina non mangia marmellata e mangia brustola come la mia nipotina? È così a colori, è la vita a colori. Grazie Simona.